vedere, no, no, no. Può vedere le mutande rosse, to, il torno in mezzo alle gare. Ci ho fatto gli spareggi, prima no. Cazzo, no, l'ho ritrovato, vieni, 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 Giorgio, facciamo una battuta. L'ho ritrovato solo ora. Sì, eccola, eccola, Andrea, sì, Andrea, sì, siamo, siamo in, in diretta con Giorgio Repetto, le mutande rosse, le possiamo ho vedere? Le ritrovate. Le possiamo vedere? Ancora, ma tu sei frocio, ma che no, cazzo però insomma, scherzi a parte, Giorgio, una grande soddisfazione, una salvezza meritata per il Pescara. In queste due partite Pescara ha giocato meglio del Perugia. Io penso che oggi abbiamo fatto una partita che ha dimostrato quanto siamo stati coglioni ad arrivare a questa situazione, perché abbiamo giocato una partita veramente eccezionale, abbiamo dominato la partita, abbiamo tenuto palla, abbiamo creato occasioni, abbiamo preso due gol su due calci d'angolo con la palla appena appena scusa spizzata. Giorgio, ci dicono che dobbiamo spostarci da questa parte, allora così Andrea, chiedo scusa, però dobbiamo spostarci da questa parte, allora ecco qui possiamo, perfetto. Allora Giorgio, nell'arco di queste due partite il Pescara ha meritato? Sì, mi sembra che il campo l'abbia dimostrato. Oggi abbiamo giocato ancora meglio che a Pescara, abbiamo giocato una partita intensissima, siamo stati quasi sempre padroni del gioco, abbiamo creato tanto e però su due calci d'angoli siamo riusciti a prendere gol. Credo, come ti dicevo prima, che la dimostrazione oggi che abbiamo buttato al vento un'annata, perché si poteva giocare così almeno due terzi di campionato e saremmo stati in un'altra posizione di classifica. Non voglio esagerare, ma questa salvezza equivale quasi a una vittoria di un campionato di Serie B. La Serie B, dicevano i tifosi in settimana, è un patrimonio della città di Pescara. No, sì, sono d'accordo. Allora, Pescara è una città che non merita assolutamente di andare in giro, né come città, né come società e né come tifoseria. Noi abbiamo il dovere di provare a fare meglio e credo che meglio di quest'anno lo possiamo fare. La squadra ha dimostrato in più occasioni, come dicevi tu anche in queste qua importantissime, di essere a posto e di essere seria anche mentalmente, perché anche fisicamente noi abbiamo finito benissimo. Noi abbiamo avuto dei ragazzi, tra parentesi, di 20 anni che hanno avuto una responsabilità in mano enorme e l'hanno gestita benissimo, hanno giocato palla, sono andati dentro, non hanno pensato affatto di essere in prestito qui o di giocare per altre squadre l'anno prossimo, hanno dato il cuore per noi e dobbiamo ringraziare, come logicamente dobbiamo ringraziare anche i più vecchi. Partendo da Campagnaro, tutti. Da Campagnaro, da Memuscià e Fiorillo, che ha parato anche due rigori oggi. Cioè, oggi non saprei cosa dirti, logico, è la felicità. Giorgio, ora è giusto godersi la festa, festeggiare, è già Ferragosto, siamo al 15 di agosto, sì. Ma il prossimo anno l'errore da non ripetere, perché no, questa stagione deve servire da insegnamento, credo. Ne abbiamo fatti tanti, da noi che stiamo sopra, ai giocatori, credo che forse... Se dovessi fare un salvataggio dell'annata salverei i tre allenatori. I tre allenatori li salverei. Noi sopra e i giocatori sotto abbiamo commesso molti errori. A proposito di allenatori, sarà Sottil a guidare il Pescara nella prossima stagione? Ma non te lo so dire, io credo che abbia dimostrato di saperci mettere mano e anche a livello caratteriale abbia tenuto sulla squadra. Fisicamente abbiamo finito bene, come dicevo prima, per merito sia di quelli che stavano con Sottil adesso, sia con quelli che hanno lavorato con le Grottaglie e ancora prima con quelli che hanno lavorato molto bene con Zauri. Ti dicevo, io di quest'annata onestamente penso che i meno colpevoli siano i tre allenatori con i loro staff. L'ultima, Giorgio, a chi dedichi tu personalmente questa salvezza? No, io non te lo saprei dire, io penso te lo dedico a Pescara, perché credo che io non avrei mai voluto e non vorrei lasciare il calcio, certo, a Pescara con una retrocessione. Io non me lo sarei mai perdonato, onestamente. L'ultima, Giorgio, per interagire con lo studio, se puoi un attimo prendere l'auricolare, così ci sono Totò De Leonardis e gli altri nostri ospiti. Sì. Vi ascolto. Vabbè. Sì, sì, no, la domanda.
andare sì. allo studio, però dobbiamo andare sì, no, dobbiamo andare dentro la sala stampa, non si possono fare. Lo posso lasciare là? No, te lo porto. Grazie. No, di là. Fuori. Sì, sì. Direi che Totò, sì, io credo questo, che Sottil abbia avuto molto coraggio in queste due partite, perché se l'è giocata con tre attaccanti, con una squadra votata all'attacco, con i limiti che possiamo avere di organico in determinati settori, però io credo che abbia tirato fuori il meglio da questa squadra, quindi sono d'accordo con te. Certo, il rimpianto è vedere giocare una squadra partite come questa e essersi trovata a giocarsi la Serie B ai rigori.